Buongiorno a tutti. Anzitutto mi scuso per il ritardo, ma arrivo da Piacenza dove abbiamo fatto una cosa molto importante. Si è iniziato lo smontaggio di un ospedale da campo militare che nel momento più acuto dell'emergenza era stato allestito per supportare l'ASL di Piacenza, e il fatto che oggi non ce ne sia più bisogno credo che sia un segnale ancora più bello dei numeri che quotidianamente possiamo dare. L'emergenza non è terminata. E però di una struttura aggiuntiva di cui prima avevamo bisogno, oggi non c'è più necessità. Però voglio ringraziare l'EPIDA per l'occasione che ci dà di rispondere direttamente ai cittadini e di poterci confrontare con le domande che vengono poste, almeno una parte, ad altre rispondiamo attraverso gli uffici, però questa è un'occasione importante per un filo diretto, come appunto si chiama questa trasmissione. Ho selezionato alcuni argomenti topici, diciamo, per provare a rispondere a tanti altri che hanno posto questioni analoghe. Allora, la prima è una bella notizia. Ci scrivono Lorenzo Bisone e Luciana Formentin perché sono diventati nonni il 5 di marzo. Solo che la loro figlia abita a Monaco di Baviera con il compagno, è là da sola con il compagno, e loro non possono raggiungerla. Vorrebbero andarci, come è normale che sia, per starle accanto, supportarla e essere vicini a loro in un momento così importante. Ci sono due ordini di problemi, li voglio ricordare. Il primo è che ormai da un mese e mezzo, dall'8 di marzo, il DPCM del governo non consente spostamenti, lo ricordiamo sempre, se non per ragioni di lavoro, per comprovate ragioni di necessità, cioè recarsi a fare la spesa sostanzialmente, o per emergenze sanitarie. Per di più, la Germania, come sapete, come tanti altri paesi, ha chiuso sostanzialmente le frontiere, e anche per chi, per ragioni straordinarie di emergenza, voglia entrare, possa entrare, deve osservare la quarantena di 2 settimane. Io spero naturalmente che i 2 neononni non siano in queste condizioni di emergenza, ma spero anche che con il 4 di maggio si possa definire, non solo per il nostro paese, ma anche nelle regole di ingaggio per gli spostamenti con gli altri paesi, un regime un po' meno restrittivo. In ogni caso, congratulazioni a loro e congratulazioni anche alla mamma. Poi, il signor Pisani, che è un tecnico che amministra condomini nella provincia di Piacenza, ci chiede se l'attività di pulizia delle parti condominiali è consentita. E la domanda è pertinente perché siamo a Piacenza. Piacenza, come la provincia di Rimini, come il comune di Medicina, è sottoposto a un regime di restrizioni, di vincoli ancora più forti che non il resto della regione. Allora, in generale chiariamo che è sempre possibile, in particolare per i condomini, svolgere le pulizie condominiali, anzi è possibile ed è necessario. Queste attività di impresa, che sono ricomprese nel codice Ateco 82.21, sono possibili nel resto della regione, ma non nella provincia di Piacenza e nella provincia di Rimini. Faccio però presente che queste attività imprenditoriali sono oggetto al momento di un confronto con le due province, con i sindaci e con i prefetti di quel territorio, per cui stiamo valutando anche in tempi più o meno brevi di riallineare la disciplina della provincia di Piacenza e di Rimini a quella di tutta la regione Emilia-Romagna e del resto del paese. Ancora, Monica ci scrive per sapere se, non essendo stata prorogata la scadenza dell'ordinanza neve, è comunque possibile andare a sostituire i pneumatici, cioè le gomme, togliere quelle invernali e mettere quelle estive. Rispondo di sì, e lo faccio volentieri anche per dare, come dire, un'informazione di servizio a tutti i cittadini. Questo tipo di attività in generale non è mai stato sospeso, e quindi è possibile farlo, anzi. Non c'è un ordine in questo momento, o almeno non è vigente come negli altri anni, ma per chi lo può fare è bene poterlo fare. Ancora, passiamo all'attività motoria. Sono arrivate un sacco di domande su questo, perché attiene un po' alla vita, agli spostamenti, ciò che è consentito fare e non è consentito fare nelle nostre città o vicino alle nostre abitazioni. Ci sono molte domande, ne ho prese alcune per provare a selezionare il campione più rappresentativo. Allora, Stefano Abelli di Finale Miglia chiede perché non sia possibile ancora svolgere attività fisica e perché questo possa avvenire quando si può fare solo nelle immediate vicinanze della propria abitazione. Chiede perché non è stato fissato un termine preciso di distanza, si parla dei 200 metri, 200 metri sì, 200 metri no. Così come Luca chiede perché sia stata vietata in generale l'attività motoria, anche quella singola, quando potrà riprendere. Anche Guido
chiede quando si potrà riprendere questa attività e che cosa consigliano di fare, diciamo, i medici e le istituzioni nel momento in cui bisogna stare chiusi in casa per poter comunque tenere in buon allenamento il proprio fisico. Allora, andiamo per ordine. Come abbiamo detto prima, i limiti agli spostamenti sono tuttora vigenti, sono molto stringenti e quindi, se è vero che ci sono persone che si stanno spostando e muovendo nelle nostre città per ragioni di lavoro, circa la metà delle imprese sono aperte e quindi la metà delle persone si stanno spostando per lavoro, ci sono persone che si spostano per fare gli acquisti alimentari, eccetera, è possibile fare spostamenti a piedi solo nelle immediate vicinanze della propria abitazione. Non abbiamo messo un termine di distanza e non si esce mediamente con il righello perché si tratta di ragionevolezza. Facciamo appello alla responsabilità, alla ragionevolezza di tutti e naturalmente è molto differente abitare nel centro di una città piuttosto che in una casa in campagna. Abbiamo detto quindi no all'attività motoria in generale non perché rappresenti il primo fattore di contagio, ma perché volevamo dare il senso che il regime delle restrizioni dentro cui eravamo, in particolare all'inizio del mese di marzo, doveva essere molto severo e molto stringente per tutti. Io penso che ci stiamo avvicinando ad una fase diversa. Dicevo, i numeri stanno migliorando, non siamo fuori dall'emergenza, ma ci stiamo abituando tutti a tenere un comportamento individuale, collettivo molto diverso, a stare più distanti gli uni dagli altri, a usare sistemi di protezione, le mascherine, a muoverci quando è necessario. Io credo che con il regime che si aprirà, diciamo, dopo il 3 di maggio, sarà possibile per tutti gli sportivi che ci stanno chiedendo poter recuperare una parte della propria attività fisica, quella individuale in particolare, quindi sempre da soli, sempre distanti dagli altri. La stagione aiuta, invoglia e chiama, io lo capisco benissimo, credo che stiano maturando le condizioni per farle, abbiamo fatto un grande sacrificio, facciamone un altro per gli ultimi 10 giorni. Ancora. Possibilità di spostamenti per la coltivazione degli orti e per l'agricoltura hobbistica. Il punto è stato chiarito dal Ministro dell'Agricoltura, sì, è possibile, in analogia alle attività economiche autorizzate per l'agricoltura, anche svolgere questo tipo di attività. Noi lo chiariremo ancora meglio con un'ordinanza che prenderà il Presidente nelle prossime ore per dare la possibilità di recuperare questa piccola attività, diciamo, no? Individuale per autoconsumo, attenzione, noi diciamo dentro i confini del proprio comune. Qualcuno aveva chiesto di potersi spostare anche in altri comuni, laddove all'orto o altrove, noi abbiamo bisogno di continuare a tenere un po' di severità, diciamo, per i prossimi 10 giorni nel regime degli spostamenti e quindi a quanti ce lo hanno chiesto, Lello, Luca, Ludi, Manuele, ho selezionato alcune, diciamo, delle domande che sono arrivate, voglio dire che sì, questa possibilità c'è, come in altre regioni, vale per tutto il paese, l'autorizziamo anche noi, mi raccomando, responsabilità, spostiamoci meno del necessario, anzi, diciamola così, e però è un'attività che è consentita per l'autoconsumo. Poi passo a un altro blocco di domande che riguardano invece il tema dello sport, non per la specifica attività, ma per diciamo, le difficoltà che si trovano a vivere le società sportive, i professionisti dello sport e l'attività che può essere svolta. Allora, in particolare ci scrive Massimo Tebaldi, che è il presidente di una società sportiva piccola di Salbaganza, in provincia di Parma, dove ci chiede se la Regione ha immaginato qualche cosa per sostenere le società sportive, in particolare quelle più piccole, che non hanno più le quote di iscrizione da parte dei ragazzi o delle persone che svolgevano l'attività e al tempo stesso non riescono nemmeno più a raccogliere le sponsorizzazioni perché e anche le imprese sono in difficoltà. Allora sì, la risposta è positiva, come Regione abbiamo immaginato un primo stanziamento di 3,5 milioni di euro. Abbiamo concordato, diciamo, anche le linee guida di come utilizzare questi soldi con il CONI, gli enti di promozione sportiva, il Comitato Paralimpico, ma anche con i comuni e ci siamo orientati in queste due direzioni. La prima è trasformare il bando per la progettazione per gli eventi in un bando soprattutto concentrato sulla progettazione, per dare risorse e strumenti alle piccole società sportive di poter programmare la loro attività e avere un po' di liquidità di cassa. Seconda cosa, credo altrettanto importante, è quella di un contributo nella ripresa di settembre per le famiglie perché possano un voucher
col quale possano nuovamente rinnovare le proprie quote di iscrizione all'attività sportiva. Sono due questioni estremamente importanti per noi. Da un lato garantire la sopravvivenza di questa società, che sono parte del nostro tessuto civile e di impegno anche delle persone. Dall'altro lato anche ricordare a tutti i cittadini che se in questo momento stiamo facendo dei sacrifici e dobbiamo convivere con tante limitazioni, ecco, la salute però è anche salute del proprio fisico, quindi non ci dimentichiamo, anche nel momento in cui molte attività sono state sospese, che bisognerà recuperare questo tipo di attività che è anche socialità, che è anche un modo importante di stare insieme. Quindi sono due tipi di attività che vogliamo sostenere con queste due leve, una direttamente rivolta alla società, l'altra rivolta alle famiglie. Metteremo degli indicatori di ISEE, naturalmente noi possiamo sostenere quelle che hanno più difficoltà, però per dare un segnale importante. Si può avere un assegno mediamente di 150 euro, non da spendere a casaccio, ma da poter spendere in questo caso per garantire ai figli di tutti, la dico così, ai figli di tutti, di chi è ricco, che può già da solo, di chi è meno ricco, e questo è il problema nostro come regione, di poter continuare a svolgere l'attività sportiva. Ci chiedono poi per i professionisti invece dello sport che cos'è possibile fare. Noi stiamo discutendo col governo di questo, c'è stato un impegno da parte del ministro Spadafora perché il bonus dei 600 euro, oltre che ai collaboratori sportivi, possa andare anche ai professionisti. Io capisco, dibattito già fatto su tutte le partite IVA, gli autonomi, eccetera, che 600 euro non cambiano la vita, però in un momento di difficoltà dove l'attività è sospesa, anche quella 1-1, ci scrive giustamente Andrea Galletti, è altrettanto importante riconoscere che c'è questa attività, che è un'attività economica, meritoria, è un'attività professionale seria, che deve essere sostenuta, e anche queste persone hanno famiglie, naturalmente, da dover mantenere come tutti noi. Ancora, Antonio Friello chiede di autorizzare i custodi dei campi sportivi a fare le dovute manutenzioni. Io capisco bene questa necessità, ho fatto anche il sindaco. In Antonio vedo tanti, diciamo, no, delle persone che lavorano nelle nostre società sportive, che fanno manutenzione, che curano i nostri impianti come se fossero i giardini di casa. Dobbiamo dire che in via generale tutte le attività sono state sospese e quindi nella pazienza dobbiamo mettere anche questo. Le manutenzioni indifferibili sono sempre state possibili, per noi oggi è anche possibile procedere agli sfalci, ad esempio, e questo non tanto solo per la cura estetica, ma anche per ragioni igienico-sanitarie. Per le manutenzioni un po' più importanti bisognerà attendere ancora un paio di settimane, però capisco questa necessità, ce l'abbiamo ben presente e credo che intanto facciamo quello che è indispensabile, poi fra 10 giorni, 2 settimane potremo fare il resto. Erika Barbieri chiede se è possibile procedere all'apertura del circolo di golf. Capisco che è una pratica individuale, capisco che è una pratica all'aperto che in questo momento invoglia anche solo come vocazione, però abbiamo detto che tutte le attività sportive, almeno fino al 3 di maggio, sono sospese, quindi purtroppo, Erika, non è possibile neanche procedere con il golf in questo momento. L'ultimo blocco di domande che voglio affrontare, anche se so che riguarda solo una porzione del territorio dell'Emilia-Romagna e quindi non tutti i cittadini, è quella legata all'attività edilizia nell'area del sisma, cioè quella porzione del territorio nelle province di Reggio, di Modena, di Bologna e di Ferrara che sono state colpite dal terremoto nel 2012. Sono domande molto puntuali che arrivano ma che meritano risposte perché coinvolgono migliaia di cittadini, centinaia di imprese, centinaia di professionisti, c'è un grande tema di liquidità per tutte queste attività che sono in genere sospese come tutte le altre attività economiche e però si tratta di non interrompere la possibilità di vivere delle imprese coinvolte nella ricostruzione. Allora, andiamo per ordine, anche qui ne abbiamo selezionate 3 perché ci danno la possibilità in un qualche modo di fare chiarezza sulla complessità dei problemi che stiamo affrontando. La prima ce la pone Paola Rondini, che ha un'impresa nel settore della ristorazione con 6 dipendenti, ha partecipato, dice con entusiasmo, a un bando per la riqualificazione dei centri storici che la Regione ha fatto, in particolare per ridare vita, diciamo, ai centri storici colpiti appunto dal terremoto di 8 anni fa, ha presentato i suoi progetti, ha realizzato i lavori, ha pagato, ha presentato la documentazione e chiede se adesso queste risorse importanti per la sua attività arriveranno. Risorse importanti perché dice nel momento in cui siamo esposti con le banche, nel momento in cui non possiamo lavorare,
se avessimo la certezza che queste risorse arrivano, possono essere il volano quando ripartiremo per tenere viva la nostra azienda, altrimenti chiude, non lavoro io e non lavorano neanche i miei collaboratori. Allora, la risposta è positiva. Io confermo che nonostante il Covid stiamo procedendo in questi bandi che sono importantissimi. Guardate, sono già stati approvati 600 progetti per circa 38 milioni di euro, che sono e saranno un'iniezione di liquidità straordinaria per la vita del piccolo commercio e di tutte le attività economiche che vengono coinvolte nei centri storici. Sono a fondo perduto, peraltro coprono in genere il 70% dei costi, quindi stiamo parlando di contributi che fanno la differenza. Sono andato a guardare anche la pratica di Paolo Provando, ho chiesto ai tecnici di ricostruire qual è la situazione. Sì, la domanda è stata presentata, lo confermo, è arrivata due giorni fa, è già in istruttoria, noi procederemo e abbiamo chiesto anche ai nostri tecnici di contattare tutte le situazioni di difficoltà che si presentano via via per supportarle, diciamo, nel far andare a buon fine la pratica e quindi la rendicontazione quando ci viene presentata. Per chi non può presentare la rendicontazione, proroghiamo i termini, perché quelle risorse vogliamo che effettivamente arrivino ai cittadini, siano spesi e siano un'occasione di rilancio di queste attività economiche e dei centri storici. Non ho bisogno di dire in particolare che la ristorazione, i bar e i ristoranti sono tra i tanti, forse quelli che stanno soffrendo di più, perché hanno avuto una chiusura generalizzata e precoce anche rispetto alle altre attività. Ancora, Silvia Gaviola è un architetto e ci scrive come tecnico incaricato per un intervento di demolizione e ricostruzione su Finale Emilia, sempre legato al terremoto. Vuole sapere se il proprio cliente, che non abita però a Finale Emilia, abita a Rubiera, può recarsi a Finale per firmare l'autorizzazione in banca per il pagamento del primo stato di avanzamenti. È una questione molto specifica, molto tecnica, e però devo dire all'architetto Gavioli che il problema si sta ponendo a tanti livelli, perché già esisteva prima, in questa fase in particolare rischia di essere l'ultimo granellino che blocca l'ingranaggio del pagamento e non fa arrivare i soldi alle aziende. Ce lo siamo quindi posti, lo abbiamo posto all'ABI, cioè all'Associazione delle Banche Italiane, e abbiamo convenuto che, anche in base all'interpretazione corretta dell'articolo 4 del decreto 18 del 2020, quindi stiamo parlando di un provvedimento che è stato appena adottato dal governo ed è in conversione di legge, è possibile per le banche, lo ha chiarito l'ABI con una sua nota, ricevere anche posta elettronica certificata e anche posta elettronica normale, laddove non ci sono altre soluzioni. Abbiamo già avuto modo di chiarire questo aspetto scrivendo a tutti i comuni, agli ordini professionali, alle associazioni di categoria, abbiamo scritto a loro perché divulghino, diciamo, la notizia. Mi fa piacere che Silvia ci abbia posto questa domanda per poter rispondere anche a tanti. In ogni caso, la raccomandazione che diamo sempre, visto che anche gli istituti di credito tendono ad avere un po' comportamenti diversi, è quello di contattare la propria banca e verificare se dà una di queste possibilità semplificate. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo raccomandato alle banche di agevolarci e agevolarvi per riuscire anche a perfezionare questi atti. Ancora un altro tecnico, Mario Cesarini, ci chiede se la nuova ordinanza del commissario, che è poi il presidente Bonaccini per la ricostruzione, l'ordinanza 9, valga esclusivamente per le richieste di SAL Finale o per tutti i SAL presentati, perché dice che ravvisa una discrepanza tra quanto ha letto sulla stampa in questi giorni e quanto gli avrebbe risposto qualche tecnico di Invitalia. Invitalia è la società che collabora con la Regione, una società dello Stato che collabora con la Regione per il perfezionamento di tutte le pratiche per la ricostruzione. Allora, ringrazio anche l'architetto Cesarini perché ci dà la possibilità di chiarire qual è l'obiettivo dell'ordinanza 9, come funziona e che possibilità dà. Allora, l'obiettivo è quello che ho detto all'inizio, cioè noi dobbiamo fare in modo che anche nel momento in cui le imprese non stanno lavorando, che i professionisti sono più fermi, ci si muove, ci si sposta di meno, le pratiche amministrative, la burocrazia non si fermi, cioè tagliamo i tempi, troviamo delle procedure semplificate per fare in modo che i soldi arrivino ai cittadini, in particolare alle imprese che hanno lavorato e che altrimenti vanno in grande sofferenza di liquidità. Per questa ragione abbiamo immaginato uno strumento di una sorta di SAL aggiuntivo straordinario che dà la possibilità
di rendicontare anche in modo speditivo, diciamo, quelle che sono le attività che sono state fatte, presentare la documentazione firmata dal proprio tecnico, presentare le fatture e le quietanze di pagamento. Diciamo, con questi tre incartamenti noi non facciamo in questo momento verifiche tecniche specifiche, vogliamo guardare la congruità dei documenti, che ci sia la completezza, e poi vogliamo liquidare le imprese. Abbiamo detto il 90% perché naturalmente ci riserviamo con l'ultimo 10% di andare a verificare che le cose siano state fatte a regola d'arte, che siano state rispettate le indicazioni progettuali. Allora, la possibilità c'è quindi sia per i SAL intermedi sia per il SAL finale, anzi abbiamo detto che chi sarebbe quasi pronto al SAL finale, cioè a chiudere la pratica, ma non ha ancora completato tutto, non lo può fare in questi giorni, non è necessario fermarsi all'ultimo miglio, intanto lo trasformiamo in un SAL aggiuntivo e gli liquidiamo il 90% della liquidità in modo rapido. Questo vale per le pratiche legate alle imprese, alla ricostruzione delle imprese, quindi quella che come procedura i tecnici lo sanno è codificata come sfinge, ma vale anche per le pratiche legate alle abitazioni, in un modo un po' diverso, perché diversa è la piattaforma, diversa è la procedura, quella che viene chiamata in gergo MUDE. Diamo la possibilità anche in questo caso di superare i vincoli contenuti, diciamo, nelle soglie previste percentuali dei sali intermedi, e anche là dove non si riesca ad arrivare ad una percentuale codificata dall'ordinanza del 30, 50, 70%, c'è la possibilità intanto di portare all'incasso tutta la documentazione che si riesce a produrre. Ancora una volta, certificazione dei lavori svolti, fatture che sono state emesse e quietanze di pagamento. Anche in questo caso è così possibile avere una liquidazione anticipata di attività. Mi ha fatto piacere soffermarmi in particolare da ultimo su questi elementi legati al sisma, che riguardano una porzione del territorio, ma evocano più in generale il modo in cui la Regione può essere in campo, tra gli altri, per dare una mano al sistema delle imprese e all'economia a non fermarsi anche in questa condizione di difficoltà che pure stiamo vivendo. Noi sappiamo benissimo che tra i tanti settori un altro di quelli che è in forte difficoltà è appunto quello dell'edilizia, eppure sappiamo al tempo stesso che non appena riusciremo a riaprire il tema delle costruzioni, delle infrastrutture, dell'edilizia pubblica e privata sarà una delle leve straordinarie per provare a ripartire. D'altra parte, nel momento in cui i mercati internazionali sono chiusi, parlavo prima dei due nonni che non possono raggiungere ad esempio il loro nipotino appena nato, e nella misura in cui anche i consumi delle famiglie sono a terra, perché tanti sono in cassa integrazione, tanti professionisti hanno dovuto fermarsi e quindi vivono oggi magari aspettando il contributo del bonus dei 600 euro, ecco, riuscire ad avere una leva di stimolo interno che fa lavorare tante persone, come abbiamo visto nella ricostruzione post-sisma, l'edilizia è questo, cioè è la possibilità non solo di far lavorare l'impresa concretamente che realizza una casa, che realizza una strada, che realizza una scuola o un ospedale, è la possibilità di far lavorare gli impiantisti, i progettisti, tutti i fornitori e quindi una filiera molto lunga. Io credo che questa sarà una delle leve su cui concentreremo di più la nostra attenzione, le nostre energie e anche le nostre risorse come Regione, ed è la ragione per la quale abbiamo chiesto al Governo, tra i diversi settori che possono essere in un qualche modo candidati a ripartire per primi, di individuare proprio questo. Sarebbe un segnale molto importante, ce lo chiedono le associazioni dei costruttori per l'area nord della nostra regione, dell'Emilia, di Modena, di Reggio, di Bologna e di Ferrara, per completare la ricostruzione post-sisma, ma sarebbe un'occasione importante per tutta la regione, naturalmente per tutto il territorio, per tutte le imprese che potrebbero vedere in questo, diciamo, il proprio contributo alla ripartenza, questa famosa fase 2, nella quale la nostra prima preoccupazione dovrà essere il lavoro, cioè rimettere le persone nelle condizioni di lavorare. Ho provato a ripercorrere un po' tutte le domande, forse sono stato anche più stringato del necessario, ho evocato un'ordinanza che nelle prossime ore stiamo assumendo, ci tengo a darvi anche questa ultima informazione per completezza, non si occuperà solo di orti, non si occuperà solo della possibilità di andare a raccogliere la legna nei boschi, che era un'altra delle questioni che c'era stata posta e che abbiamo voluto chiarire definitivamente con l'ordinanza del Presidente, ma anche di andare a ritoccare una serie di altri piccoli aspetti che attengono alla nostra vita, sempre facendo affidamento sulla responsabilità
di tutti noi, presi come singoli e presi come comunità collettiva, e anche alla possibilità però di cominciare a guardare avanti. Vengo da Piacenza, ho avuto modo in queste ultime 48 ore diciamo, di parlare più e più volte con i sindaci, i prefetti di quel territorio, di quello di Rimini. Come vi dicevo all'inizio, sono quelli sottoposti ai vincoli più stringenti nelle attività economiche, nelle attività produttive in particolare. Ebbene, alla luce dei dati positivi, non solo degli ultimi due giorni, ma dell'ultima settimana che andiamo registrando anche in quei territori dove si sta rallentando il contagio e al tempo stesso si stanno liberando i posti letto per acuti e anche quelli di terapia intensiva, vogliamo dare qualche segnale molto puntuale, quindi non si apre, ma qualche segnale puntuale in quei due territori di riallineamento al resto della regione. Sono due province che hanno sopportato un regime molto stretto di rigore, ciascuno naturalmente sente quello di casa sua. Io vengo da Modena, adesso qui siamo a Bologna, ma chi abita a Piacenza, a Rimini e soprattutto faceva attività economica a Piacenza, a Rimini, lo ha sentito di più. Ecco, riuscire a riallineare al resto della regione anche quelle due province è un segnale positivo che va nella direzione giusta, cioè stiamo preparando la fase 2, facciamo un passo lungo come la gamba, non di più, ma ad esempio diamo la possibilità alle imprese che hanno completato la produzione prima diciamo, della sospensione del Covid di poter liberare i loro magazzini, così come diamo la possibilità di intervenire in questa fase di fermo produttivo per sanificare e fare alcune piccole manutenzioni indispensabili. Diamo la possibilità intanto di far arrivare le materie prime o quelle forniture che poi serviranno nella fase 2. Sono piccole attività che fra l'altro permettono un distanziamento sociale molto più largo, quindi di mantenere la distanza tra i lavoratori e tra le persone coinvolte, laddove ci sono le condizioni di sicurezza, laddove ci sono i dispositivi di protezione individuale, laddove c'è una comunicazione formale al prefetto, perché le autorità devono sapere cosa sta accadendo, è giusto poter ripristinare anche in quelle due province un po' di normalità. E quindi l'ordinanza si occuperà anche di questo aspetto, che è un passo avanti, diciamo, passo avanti verso il ritorno della normalità anche per quelle due comunità. Per quelle due e per il Comune di Medicina. Concludo su questo. Il Comune di Medicina, voi sapete che è stato l'unico comune dell'Emilia-Romagna in zona rossa. Per chi non è pratico diciamo, della città metropolitana di Bologna, il Comune di Medicina è un comune di 15-16.000 abitanti della città metropolitana, ma in particolare del comprensorio imolese. Era il comune che presentava un mese fa i dati più preoccupanti, con il rischio come dire, di allargare il contagio sull'intera città metropolitana, 1 milione di abitanti. Decidemmo d'accordo con il prefetto, d'accordo con la città metropolitana e con il sindaco di andare alla zona rossa, poi lo abbiamo riallineato alle province di Piacenza e di Rimini che ricordavo, oggi è un comune che ha dei dati assolutamente in linea con il resto della provincia, quindi ha pagato un prezzo importante dal punto di vista del contagio e inizialmente anche dei deceduti, quella è la cosa più grave naturalmente, ha pagato un prezzo importante nelle settimane di restrizione, quando non si poteva né entrare né uscire, ma oggi grazie a quelle restrizioni e anche grazie a alcuni trattamenti terapeutici che abbiamo fatto proprio in quel comune per primo e che poi abbiamo allargato a tutta l'Emilia Romagna, sono diventati un caso nazionale anche, quel comune oggi ha dati in linea con tutto il resto della regione e noi siamo nelle condizioni di dire che non solo per Piacenza e per Rimini ma anche per Medicina, come dire, un grande passo avanti è stato fatto e noi vogliamo sostenere quei cittadini e quella comunità a farne un altro. Abbiamo completato, ho colto questi ultimi minuti per fare considerazioni anche rispetto a provvedimenti che assumeremo e anche per darvi il senso, diciamo, del perché ci muoviamo in una direzione piuttosto che in un'altra. Io vi ringrazio, a tutte le domande a cui non abbiamo potuto rispondere direttamente o indirettamente, faremo uno sforzo con i nostri uffici suppletivo anche nei prossimi giorni per rispondervi e per tenervi informati e per tenervi, come dire, aggiornati sul cambiamento della situazione. Grazie a tutti e buona giornata.